Questi sono i volontari di Libertà e Giustizia, schierati qui sembrano quasi una formazione a testuggine, ma prendete in seria considerazione il fatto che Libertà e Giustizia è una piccola associazione che però evidentemente ha una forza di richiamo straordinaria, basta questa sala a dimostrarlo, ma si basa su un piccolissimo nucleo di persone che ci lavorano. E sono appunto quelle che stanno nella sede milanese e che noi ringraziamo con particolare calore. Voglio dire, il pubblico che è venuto qui senza conoscere Libertà e Giustizia non ne tragga la conclusione che siamo una grande forza dal punto di vista materiale. Siamo una piccola forza dal punto di vista materiale, ma forse l'influenza sugli spiriti, l'influenza spirituale va molto al di là. Questo ve lo dico per invitarvi a frequentare il sito di Libertà e Giustizia, prendere delle informazioni da questo e vedere se non è il caso di aderire. E naturalmente con l'occasione ringrazio anche coloro che in questo pomeriggio hanno dato il loro contributo di tipo materiale. Scusate, qui stiamo scadendo proprio però ci sono le magliette, ci saranno, insomma, c'è anche un po' di commercio attorno a Libertà e Giustizia. Chiudiamo qua dicendoci che per quanto la situazione sia quella che è stata descritta, in interventi anche che avete capito che hanno fatto appello più all'intelligenza che all'emozione, quando si mettono insieme migliaia di persone come questo pomeriggio c'è sempre il rischio che si eccitino, diciamo, le tifoserie. Io credo che questo rischio lo abbiamo evitato perché sono stati interventi tutti rivolti alla riflessione e solo il cervello, quando si mette in movimento, è in grado di costruire qualcosa di duraturo. Le emozioni passano, sono fugaci. Ma il nostro incontro sembra, da quello che mi è stato riferito, aver già dato luogo a una reazione. Un membro del governo, di cui non faccio il nome, ha detto che no, scusate, siccome io non ho controllato l'informazione, quindi ve la riferisco come si usa dire nel gergo giudiziario. Derelato, allora è una prova di serietà non attribuirlo, se fossi sicuro farei il nome. Ma comunque voi non sapete che cosa sto per dirvi, che cosa vi sto per riferire, riferisco ciò che mi è stato riferito. Allora, questo membro del governo ha detto che per quanto questa manifestazione sia stata un successo dal punto di vista numerico, non gli facciamo paura. Io risponderei così, no, io risponderei così, che semmai è lui che ci fa paura. Ma in ogni caso, ciò a cui noi miriamo non è di far paura a nessuno. Il compito nostro di cittadini consapevoli è quello di alimentare un'opinione pubblica che si basa sulla verità, la verità. E quando saremo riusciti a raggiungere il maggior numero di persone possibile in termini di verità, non di intimidazione, non di sopraffazione, non di paura, avremo raggiunto per tutti ricordate la citazione evangelica, la verità vi farà liberi. E questa associazione si chiama Libertà e Giustizia, e questo è il nostro compito.
non è la nostra una manifestazione di violenza, neanche verbale, neanche morale, è una manifestazione che mette al centro delle nostre preoccupazioni e del nostro impegno futuro, come è stato detto da molti, la ricerca della verità, non la verità metafisica, ma la verità della vita del nostro povero paese. Libertà e giustizia è qui. Molti hanno detto non dobbiamo scioglierci per non ritrovarci mai più, le strutture di organizzazione, di coordinamento sono tante, una di queste è, mi permetto di dire, voi non sapete chi sono io, lei non sa chi sono io, io sono presidente onorario di Libertà e Giustizia, questo onorario vuol dire che non conto niente, quelli che contano sono gli altri, ma io come uno che non conta niente vi dico state vicini e sostenete Libertà e Giustizia perché questa è la sua missione e mi pare che abbia incontrato l'apprezzamento dei presenti. Vi ringrazio e buonasera a tutti. Thank you.